fields of golden corn turned to dust. The babbling brook babbled no more. To think that this was once Happy Valley. Ooh, now it looked more like Gruesome Gulch. Anyway, days pass, weeks pass. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. The music loud, my women warm, but been kicked around since I was born. But now it's all right, it's okay. And you may look the other way, but we can try to understand. A New York Times effect on man. Who are you? Just me. Who are you? What kind of a line do you want? Don't, Nancy. He won't answer me because you already know what the insight was. No, see, I don't, yes, you do. He won't answer me. He wants me to say it, damn it. So go. No. Come on, say it. Because these guys aren't just doing a regular film. They're doing it for you because it's your idea. Pero la palabra no cura. Yo le puedo decir a ella mil cosas y no cura, porque el psicoanalista no toca. Pero si le digo, mira, hija mía, venga para acá. Venga para acá. Un día tú serás mi madre, hija mía. Y entonces yo seré feliz y moriré en tus brazos. Io fumo marijuana quasi regolarmente, tranne i giorni in cui sto con mio figlio. Questo l'avvocato mi ha detto di sottolinearlo ripetutamente. Well, not, you know, not that. Well, how many times have you taken it, you know, on a kind of, but the feeling, no, I don't want to hear about, you know, it, that makes it sound very clinical, like as though, well, if you take it this many times and you're flipped out, and if you take it, you know, it's not that way at all. You can take it once and... A 30 anni dall'omicidio del giudice Rosario Livatino parla l'uomo che portò gli inquirenti a individuare killer. Rifarei tutto, lo Stato siamo noi, la mia famiglia è lontana a 500 chilometri, a Bergamo, la mia ultima volta per l'Atalanta. Lui è, o forse meglio era, Piero Nava. Era perché all'anagrafe non esiste più. È il super testimone dell'omicidio del giudice ragazzino avvenuto il 21 settembre di 30 anni fa. Vive sotto protezione in una località segreta. La sua storia è stata raccontata in una lunga intervista sul quotidiano L'Eco di Bergamo. Rifarei tutto, dice Nava, che ha cambiato nome e residenza perché la gente deve capire che lo Stato siamo noi. Piero Ivano Nava era lì, quel giorno, sulla curva maledetta lungo la statale Canicattì-Agrigento, dove il giudice fu colpito a morte. Ma grazie alla sua circostanziata ricostruzione, la magistratura riuscì a catturare gli esecutori dell'omicidio, portandoli a processo e condannarli. Era un agente di commercio, ma l'azienda per la quale lavorava lo scaricò un mese dopo quei fatti. Intanto, martedì 15 settembre, all'Ecco sarà presentato il suo libro «Io sono nessuno».